Comunque, passando alla seconda guerra mondiale, voi l'avete vissuta tutta quanta in prigione. Siamo avendo fuori molti in bombolo. E invece in carcere stavate tranquilli? Sì, da si mangiavano, quando tu però mangiavamo sempre, non sapevamo niente. Però femmine niente. Qualche volta. Come qualche volta? Che succedeva? Sempre capitava qualche cosa, qualche combinazione, sempre capitava. Scusate, come fai in un carcere maschile a capitare qualche combinazione? Guardate, secondo voi i richiusi non chiedono carcerato. Appunto i ricchioni, non le femmine. È sempre femminile, no? E quindi voi state confessando di avere avuto dei rapporti con dei Oh, ricchioni? Maronna mia, scusate, va già dice, ma uno si trovava là che faceva. Che è una cosa necessaria, una cosa è l'umanità proprio, perché uno è. Quindi in questo momento state ammettendo di aver avuto delle esperienze omosessuali. Non ha giocato. State ammettendo di aver fatto sesso con uomini. Ha già fatto festa a chi? Avete fatto sesso con degli uomini? Avete Ci ho fatto questa domanda. Non fatto. ci siamo né femmine, ma questa domanda che ci ho fatto. Quindi tutto sommato, voi una volta vi intervistai sugli omosessuali, eccetera, voi gridaste munnezza qua, munnezza là, e invece E vabbè, ma tanto era una necessità. Voi una necessità. No. avete mai stato carcerato? Già da carcerato è poverito. Zio Peppe, però al di là della necessità, uno per avere un rapporto sessuale, per consumarlo, deve anche avere un'erezione, suppongo. All'azione. Un'erezione. All'azione, quando lui è stato là, all'azione va perché lui tutto, ho imparato tutto, tutto, come si fa. Vabbè, allora voglio dire, quando avete un rapporto con un uomo, vi dovete comunque eccitare per avere questo rapporto. Ma già girato. Eccitare. Sta da girare in bici, sta da girare in bici. Anche No, una volta è buono. però scusatemi, avete arrizzato, no, zio Peppe? Sì, dopo faceva, scusate, che si aggirava a fagiti. E allora vi piaceva? A Ci piaceva essa. voi non piaceva? Ah, ciò. E E allora un beh, che potete fare? poco. Quindi ammettete di essere un pochino, 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 pochino con la polvere sulle Se proprio non mi metto sul piano, allora guarda, lui fece di proprio di chi fece da parte poco. A chi da parte poco? Ma Ma come si da zio parte poco? Mannaggia, ma da chi da via poco? Ma A chi da via poco? Mannaggia, zio Peppe! cazzo! Ma dai, a chi da via poco? Oh, mi merda!